Daddy Kiss. Daddy Kiss. In diretta qui su Radio Kiss Kiss da Sanremo, ciao a tutti amici da Marco e Raff. Allora, dobbiamo presentare il prossimo ospite qui appunto nei nostri studi. Ha debuttato a Sanremo nel 2021 con il pezzo Voce, è ormai uno dei talenti più affermati della musica italiana ed è qui con noi oggi Madame. Buongiorno. Eccola. Buongiorno. Allora, questo è il tuo secondo festival, sì. Diciamo che è il primo festival con il pubblico, perché nel tuo primo festival c'era solo ed esclusivamente c'erano i palloncini, sì. Questo è il tuo secondo festival con il pubblico. Con quale consapevolezza pensi di tornare a casa? Come sta andando? Sei soddisfatta? Sta andando bene. Torno a casa con la consapevolezza che è stato un primo ottimo passo per il progetto di quest'anno, lungo progetto di quest'anno. E torno a casa molto soddisfatta, molto felice. E noi che siamo venuti ai tuoi concerti, tra l'altro, no? Appunto parlando di pubblico, parlando di canzoni dal vivo, ci è rimasto molto impresso, lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori che non lo sanno, il fatto che a un certo punto dell'esibizione tu ti fermi e chiedi proprio di iniziare un confessionale, quindi tu li inviti ad urlare cose che nessuno mai, no, ha inconfessabili, ha urlato. Esatto, inconfessabili. Lo fai prima tu e poi lo lasci fare a loro. C'è qualche confessione magari che ti è rimasta impressa che porti nel sì, tuo cuore? Però non si può dire. Si chiamavano confessioni. No, più che altro perché il giuramento che si fa ai concerti è quello che tutto quello che esce rimane lì dentro. Rimane lì. Tutto quello che rimane. Bisogna venire al tuo concerto per confessionarsi. Per forza. E come nasce invece questa tua idea proprio di far confessare il tuo pubblico, i tuoi fan, le persone appunto che ti vogliono bene? Ma nasce dall'esigenza di conoscerli. Io non sono una persona che usa molto i social, non sono molto. Però durante il tour, durante i concerti, voglio comunque sapere chi è che mi viene ad ascoltare, no? Già li guardo molto in viso, vedo chi sono, che età hanno, se sorridono, se piangono, se ballano, se si concentrano. E poi mi piacerebbe che loro possano anche utilizzare il concerto per sfogarsi. Certo. È una cosa positiva. Allora, il bene e nel male parla di questa prostituta che incontra un cliente di cui si era invaghita. Sappiamo che tuo padre ti ha suggerito di scegliere Via del Campo. Come cover, chiaramente, che hai portato sì, ieri sera. Perché sembra il punto di vista opposto, diciamo, esatto, così. Esatto. Ma tuo padre ti dà sempre qualche consiglio? Tu gli fai ascoltare i tuoi pezzi? Sì, in modo molto discreto mi dice sempre, mi dà sempre qualche idea. E poche, ma quando me le dà veramente sono importanti, sono veramente, le utilizzo. Lui per esempio, quando Voce era ancora una intro, quindi aveva solo un ritornello, lui mi ha detto: fai 3 ritornelli su questa canzone perché è bellissima, fidati. E io sono andata da Dardast e l'ho completata e poi l'ho portata a Sanremo. Quindi insomma, ogni tanto mi dà delle idee, ma quelle poche volte sono veramente importanti. Ma è lui che ti ha fatto ascoltare le canzoni di André? È lui. E come ti ha influenzato poi, oltre di André? Insomma, cosa ti faceva ascoltare quando eri bambina? Insomma, magari anche oggi, se André, ti suggerisce qualcosa. André Battiato, tutto il cantautorato di base. I miti italiani, la storia della musica italiana. Esatto. Senti, durante questo Sanremo stiamo chiedendo a tutti gli artisti di chiudere gli occhi proprio e dirci magari il primo pensiero che ti viene in mente, il primo ricordo se ti diciamo Sanremo, la prima canzone, non so, hai una canzone che ti lega a Sanremo in generale, chiaramente, oltre la tua? Ma di questi anni o in generale? Sì, in generale. Ma in generale ti direi è l'essenziale di Mengoni e sì. Arisa, Controvento, perché sono due canzoni che ho seguito quando ero più bambina, diciamo. Chiaramente. Arisa che ieri è stata protagonista con Gianluca Grignani. So che ti alleni, sappiamo che ti alleni per scrivere in poco tempo, velocemente, tu riesci a scrivere le cose, ma per caso durante questo festival di Sanremo ti sei messa lì, hai scritto qualcosa, ci puoi svelare qualcosa? Non ho scritto niente. Okay. Non hai avuto il tempo di fermarti 5 minuti? Ma più che altro non ho avuto idee, cioè diciamo che più che allenarmi a scrivere velocemente, cioè succede così, siccome ognuno poi ha il suo metodo, il no? processo creativo è diverso, esatto, in tutti. Io diciamo di base non scrivo, cioè non sono una persona che si mette lì e decide di scrivere, non scrivo, faccio altro e vivo la mia vita, e poi ci sono dei momenti in cui ho l'esigenza proprio bisogno, fisica, di
scrivere qualcosa e effettivamente lì ci metto poco. A proposito di scrivere qualcosa, prima sì. di salutarci ti chiediamo se ti va di scrivere certo. una dedica qui, questo è il quadro magico di Radio Kiss Kiss. L'importante è che inizi con Kiss Kiss a te che puntini puntini puntini, puoi dedicare qualsiasi sì. cosa agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, a chi vuoi, insomma quello che vuoi. Poi avevo chiesto il pennarello azzurro, è il colore preferito di Madame. Vabbè, lo ricordiamo comunque. Proprio come Radio Kiss Kiss. Va bene così. Vabbè, abbiamo il bianco che comunque fa parte sempre azzurro del, era meglio del cielo, no? Azzurro come il cielo, come Radio Kiss Kiss. Allora, vediamo un attimino Madame cosa sta facendo. Chiaramente noi siamo in diretta anche in televisione al canale 158. 727 di Sky. Gli amici che ci guardano stanno vedendo Madame che appunto sta scrivendo la sua dedica e ce la firma anche. Grazie, ci salutiamo proprio. Aspetta, aspetta, prima di, sì, di sì, salutarci, prima di salutarci vorrei sapere se arriverà un disco entro l'anno. Arriverà un disco entro l'anno. L'ha detto, Madame l'ha detto, ci benissimo. Ci salutiamo leggendo la tua dedica. Grazie, la devo leggere sì, io? Sì, sì, leggila, leggila. È un po' imbarazzata. No, vabbè. Chissà te che ami. Basta. Benissimo. Grazie, Madame. Grazie, grazie, grazie per essere stata. Ciao. Daddy Kiss. Daddy Kiss.